Avvocato Gina Lupo, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto. Una sinergia tra Assonautica ed amministrazione comunale di Taranto. La vera sfida, la vera risorsa è quella del mare. E allora impegnarsi in tutte le varianti possibili e immaginabili per sfruttare questa risorsa. Beh, certamente sì, Luigi, da tanto tempo sento parlare di una cultura del mare, occorre però passare anche dalle parole ai fatti. Questo è un primo fatto concreto, una firma di una convenzione, di un accordo, di un patto di amicizia tra Comune di Taranto, nella persona del sindaco che firmerà la convenzione, e l'Assonautica, questa importante associazione che è attiva, presente sul nostro territorio, che gira per l'Italia e anche all'estero. Assonautica è stata anche in Australia, portando i nostri prodotti. Da oggi sigliamo un matrimonio che passa attraverso la cultura, perché io sono formalmente convinta che la nostra cultura è il voler bene, amare il nostro mare, rispettarlo. Ebbene, da oggi Assonautica porterà il marchio del Comune di Taranto, della nostra città, dovunque andrà. Proiettare Taranto in una realtà nazionale ed internazionale, partendo dalla risorsa mare. Assolutamente sì, come dicevo, noi dobbiamo fare fatti concreti, tutti coloro, tutte le imprenditorie, tutti gli imprenditori che hanno scommesso sul mare, che guarda, ce ne sono tanti, che portano la città di Taranto con orgoglio fuori dai nostri confini, beh, è giusto che ricevano la giusta valutazione ed è giusto che vengano ad operare qui. Fin tanto che sarò assessore, tu lo sai, viva le intelligenze della nostra città, i nostri artisti, i nostri studiosi, i nostri scienziati, perché li abbiamo, ma devono lavorare nella nostra città, per la nostra città, Taranto per Taranto. Anche perché è brutto, la realtà è quella che Taranto viene etichettata come la città dei veleni, ma Taranto non è solo la città dei veleni, Taranto non è solo Ilva, Taranto è mare, Taranto è tradizioni legate al mare. Ma guarda, abbiamo tantissime intelligenze noi a Taranto in tutti i campi, che possono veramente, possiamo amare, dobbiamo conoscere e possono lavorare per noi. Occorre qualcuno che li metta insieme. Io sto cercando di mettere insieme degli artisti tarantini perché vengano a suonare in questi 3 mesi nella piazza della città, e sono stata contenta che quando li ho chiamati tutti hanno aderito, e qua, credimi Luigi, non hanno chiesto neanche compenso. Questo è il segno che basta che qualcuno dica alla persona: vuoi venire a fare qualcosa, tu sei di Taranto, vuoi venire a fare qualcosa per Taranto? Loro dicono sì, e occorre farlo.